La mia figlia è nata alla 30ª settimana col peso di 1 chilo. Ringrazio la Dele di Locera se oggi è qui con me, perché con tante complicazioni mi hanno aiutato i dottori, gli infermieri. Scusate, ma non c'è. L'hanno aiutato molto e poi si sono comportate molto bene con noi. E della notizia che volevano chiudere è stato un colpo, perché è come dire a una mamma: oggi tu, tuo figlio non lo fai nascere. Come me che io ho avuto problemi con la... Dunque, la terapia intensiva neonatale non si tocca. Le rassicurazioni giunte dalla direzione sanitaria dell'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore sul futuro della TIN, arrivate dopo giorni di polemiche e preoccupazioni, hanno rincuorato i genitori di bambini che di questo reparto conservano ricordi tristi, lacrime, ma anche sorrisi e felicità. La TIN è una delle eccellenze sanitarie del territorio, non poteva essere ridimensionata. Mamma e papà dei piccoli pazienti erano pronti a clamorose forme di protesta, perché loro ci sono passati da qui, hanno visto con i propri occhi quali sono le professionalità che la TIN riesce a mettere in campo. Non sempre si riesce a salvare i piccoli nati prematuri, purtroppo, ma intanto il lavoro straordinario che viene effettuato tutti i giorni dall'equipe medica e infermieristica non poteva subire tagli, così come sarebbe stato assurdo, secondo i genitori, veder tagliare le ore di assistenza ai neonati che hanno speranze di vita solo se seguiti minuziosamente, così come accade oggi e come sarà in futuro per la TIN dopo i recenti provvedimenti adottati. Ne hanno parlato le mamme e i papà che hanno partecipato alla Santa Messa per i bambini che purtroppo non ce l'hanno fatta. Io ho detto a loro, ho detto a tutti che potevamo stare anche con i bambini qua davanti alle porte della TIN, perché se succedeva qualcosa noi e loro prima di tutto. Non potevano mai chiudere in questo modo. Visto almeno una cosa che funziona, ce la dobbiamo tenere proprio cara cara. Ormai diciamo che a noi che già ci siamo passati non servirebbe più, ma ci sono tanti bambini che ne hanno bisogno e visto che qua funziona bene ce la dobbiamo tenere proprio cara. Abbiamo avuto una grazia del Signore che ci ha salvato nostro figlio Rosario. È stato 7 mesi qui nel reparto terapia intensiva neonatale di Nocera e siamo venuti qua per ringraziare sia, come al solito, il reparto terapia intensiva neonatale di Nocera che anche il Signore che ci ha aiutato in questo lungo percorso. Siamo stati 7 mesi duri, però ce l'abbiamo fatta insieme. Le cose che funzionano in Italia li vogliono sempre rovinare, è quello il discorso. Invece di aiutare persone sia qualificate nel loro lavoro e sia che dimostrano amore verso i bambini e tutto, vogliono togliere tutto, perché purtroppo l'Italia, loro vogliono riempirsi le tasche, questi politici, e vogliono rimanere persone in mezzo alla strada con famiglie e bambini che hanno bisogno del loro aiuto, le vogliono far scomparire, perché purtroppo è così, questa è la pura realtà delle cose. Marisol è nata a 29 settimane. È stata 3 mesi ricoverata in TIN ed è stato un periodo per noi genitori bruttissimo, perché le problematiche sono state tante. Però per fortuna, grazie ai medici, agli infermieri, a tutto il personale della TIN, la bambina ora sta bene, ha 3 anni ed è una bambina vivacissima. E oggi per noi è un ennesimo ringraziamento a questo reparto. La storia di Marisol deve essere di aiuto per tutte le mamme che in questo momento hanno dei bambini ricoverati in TIN. I genitori e i loro piccoli si sono ritrovati all'ospedale Umberto I e poi hanno percorso un lungo tratto di strada insieme a medici e infermieri per raggiungere la cattedrale di San Prisco, varcando la soglia della Porta Santa. Camminare a piedi insieme è testimonianza di verità, giustizia e pace nel mondo, ha detto il cappellano dell'ospedale, padre Raffaele Bufano. Viviamo il pellegrinaggio straordinario diocesano a piedi verso la cattedrale San Prisco, un momento importante perché in un luogo dove si ha cura dell'ammalato si deve aver cura, come ci ricordano i santi, San Giuseppe Moscato e tanti altri santi della carità, il prossimo Sant'Alfonso, Maria Fusco, ci insegnano proprio questo, ad avere soprattutto attenzione all'uomo che soffre, ma anche al seme di verità e di giustizia che è nel cuore di ogni uomo.